mi ringrazio moltissimo, tra l'altro sono contento perché insomma, condivido questo palco con un sacco di persone che in qualche modo sono state legate alla tradizione, compresa la Mauceri, che è stata ospite, lui ha quanto scritto sul suo libro. Abbiamo raccontato l'Italia, dal 90 ad oggi, inventando anche un linguaggio, perché insomma nel 90 si è andata di scambi, ci ha preso un po' per matti, però in realtà insomma è stata un'esperienza molto interessante. Roberto all'inizio faceva una distinzione tra comunicazione e informazione, ha detto che la comunicazione non è solo informazione, solo informazione, mi dispiace un po'. Io rivendico di aver fatto in questi 25 anni informazione. La comunicazione è importantissima, però io non ho mai voluto comunicare nulla, cioè non vendere nulla, ne manco un'idea. Ho voluto invece cercare di fare il mio lavoro, di andare sul territorio e di scoprire quali sono i problemi che la gente vive e in qualche modo offrire la possibilità con confronti, con approfondimenti, di fare di avere gli strumenti, insomma, per poter capire e discutere. Andando anche a sentire le altre campagne, perché non ci piacciono, e svelando anche spesse volte le trame di quelli che nel nome dell'ambiente fanno fare, insomma, quindi è successo con le inchieste che abbiamo fatto sul residuo eolico e sulle inchieste che abbiamo fatto, ahimè, su parlare sui rifiuti, e ogni volta insomma, abbiamo visto un modo interessante, proprio per raccontare anche un paese reale, e io purtroppo devo dire che da nord a sud ho visto un paese in grande difficoltà, e lo è tuttora, anzi oggi forse ancora di più, siamo passati, cioè, mi ricordo un piccolo aneddoto interessante, siamo andati alla scoperta comunque dell'Italia reale, quell'Italia nascosta che spesso volte non vedi neppure, siamo arrivati a Cacchia, poche vicino a Carcivetta, una volta, il pullman era più grande del paese, insomma, ha venuto un metro di fuoco, stipato in una stradina un po' a terra perché non oscurassero il paese, ed era una storia interessante, perché lì insomma, era una piccola frazione di conoscenza appunto di Vienna che aveva proprio la natale, aveva messo su un albergo, aveva preso le bollette dell'acqua che continuavano a pagare, ma non ci avevano mai avuto perché la portava la mafia come pochi, insomma, quindi hanno fatto prima una trasmissione molto interessante, che domani attraverso le cuore freddi sul Corriere della Sera, quindi tantine siamo stati un veicolo di informazioni, di confronti, ma anche di speranze, insomma. E abbiamo fatto un percorso, adesso finita. Grazie per avermi ricordato questo percorso e alla memoria, che chissà, magari se sono seguito, magari quando qualcosa di nuovo tornerà. Vogliamo essere un po' più giusti, però anche grazie a Giovanni, il passato è andato di piacere. Io so che viene anche un altro aspetto, e cioè che il vostro programma è realizzato da una sede regionale della RAI. Quindi diciamo anche qualcosa di abbastanza atipico rispetto a quello che è il palinsesto della RAI. No, una sede regionale. Quando nacque Ambiente Italia nel 1990 e nacque sul. Allora la RAI faceva ancora attraverso l'ufficio opinioni, faceva dei sondaggi per capire quali erano le esigenze, i problemi che la gente sentiva maggiormente. C'era stato da poco, per cui la paura era stata tanta e nell'attenzione della gente c'era appunto la qualità della vita, la sensibilità sui temi ambientali, era cresciuta e c'era esigenza di avere un'informazione su questo specifico settore. Fu data a Torino, perché Torino doveva diventare il polo scientifico ambientale, infatti poi nacque il Giscio Leonardo, insomma nacque per montagne, c'è stata una rivoluzione che era fatto a Torino, ma molto di Angela e Alberto Angela, che cioè fanno Torino, c'è stata tutta una individuazione, per cui Ambiente Italia è stato un po', diciamo così, ha dato un via ad un colorale di verde, in sostanza la terza rete sopra il mondo, questo è stato importante. Ma poi Torino in realtà, la produzione nazionale, noi abbiamo prodotto di una redazione nazionale fatta a Torino, con però che penetrava in tutte le redazioni regionali. E il vantaggio è stato per fare una trasmissione che sia andava in onda il sabato, ma tutti quelli che lavoravano in Ambiente Italia, mandati i pezzi per il sabato, in realtà poi rovesciavano nelle singole testate regionali i pezzi, i servizi, i contributi via radio, insomma, è stato un lavoro molto molto interessante, mi è piaciuto moltissimo, ci ho lasciato l'anima e sono molto tanto la RAI, nonostante tutto, per avermi dato la possibilità di girare tutta l'Italia e di incontrare persone come voi stasera, qui stasera ci sono persone
testimoni per la loro esistenza, no? Penso a loro che hanno questa cooperativa meravigliosa, insomma, con la loro vita quotidiana, come la gente, insomma, la testimonio anche tu, Roberto, no? Un impegno particolarissimo, unico, che però è bene tanto, è tanto che vogliamo, insomma, è bene che ci fa sperare di avere un futuro, ma ci vediamo ancora.